E voi? Sei imbarazzantissima. Che belle che siete. Grazie. Ciao, dottoressa. Possiamo andare? A voi. Allora, buonasera, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao a tutti, siamo qui e volevo presentarvi le due nuove dottoresse che entreranno a far parte del pool dei medici di Terre del Re. Abbiamo la dottoressa Vicenzina Spina Iaconis, che è una scioglilingua, che già lavora sul nostro territorio da un anno e sarà la naturale sostituta del dottor Pavesi, che andrà in meritato riposo, beato lui, quest'estate. E qui invece abbiamo la dottoressa Lidia Manfredini, pediatra, che invece andrà ad arricchire il nucleo dei nostri pediatri, aprendo l'ambulatorio sia a Mirabello, da cui invece si ritirerà l'attuale pediatra che si trasferirà a Poggio Rinatico, e un ambulatorio anche qui a Santa Giustina. Quindi arricchiamo moltissimo la nostra offerta di aiuto e di sostegno alla nostra popolazione. Adesso loro parleranno e vi diranno un po' chi sono, in breve, con poche parole, perché è molto tanti. Salve a tutti, come ha detto Francesca, io mi chiamo Vicenzina Spina Iaconis e abito a San Pietro del Casale, in provincia di Bologna, e da un anno appunto ho preso la convenzione nel comune di Terre del Reno e ho frequentato il corso di formazione in medicina generale presso la sede di Modena. Attualmente svolgo il mio servizio come guardia medica nel territorio di San Pietro in Casale, dove vivo, e questo perché mi piace molto lavorare sul territorio, a contatto delle persone. Spero, diciamo, al momento la mia esperienza è molto positiva, sono stata accolta molto bene dai colleghi e dalla dottoressa Mastrandrea e anche dal dottor Pavesi, che ho conosciuto professionalmente e che mi ha accolto, diciamo così, a fare un po' di esperienza nel suo ambulatorio, e spero insomma di essere utile, soprattutto di prestare il mio servizio alla tutela e delle persone del territorio. Grazie. Benissimo, grazie. Buonasera, io sono Livia Manfredini, la nuova pediatra di Terre del Reno. Vengo da Ferrara per studi e professionalità. Ho lavorato in ospedale da quando mi sono specializzata fino ad adesso, e dal 1 agosto comincio a lavorare sul territorio a Terre del Reno in questa nuova avventura. Non ce n'era bisogno, sentivamo la mancanza. Benissimo, grazie. Dottoressa Mastrandrea, una chiusa. Cosa devo dire? Sono orgogliosa. Sono consumata, ma sono orgogliosa. Orgogliosa di queste colleghe, del fatto che finalmente la popolazione medica femminile è aumentata, che fino adesso sono stata sempre un po' da sola, ma soprattutto perché sono giovani, hanno voglia di fare tante cose, abbiamo voglia di portare avanti tantissimi progetti, il gioco d'azzardo è uno di questi, e spero che la popolazione ci stia vicino e ci sostenga. Arrivederci a tutti.